sedotti dal miraggio dell'oro, gli uomini sono spesso scesi a patti con il diavolo. Hanno arruolato eserciti, massacrato innocenti, attraversato giungle e deserti, inseguito la fortuna fino in fondo ai mari. Famoso veterano del recupero sottomarino, la nave italiana Artiglio arriva in Inghilterra dopo aver portato a termine un'impresa straordinaria, il recupero di un favoloso tesoro a 120 metri di profondità, al prezzo di 3 anni di sforzi al largo delle coste della Bretagna battute dalle tempeste. Chiuso in una campana mantenuta alla stessa pressione dell'atmosfera, il palombaro rappresentava semplicemente un occhio che sovrintendeva alla posa degli esplosivi o che guidava le blenne mordenti calate dalla superficie. Quasi mezzo secolo più tardi, il comandante Cousteau e Raffaello Mancini, uno dei responsabili delle immersioni che ha condotto questa operazione, si fermano davanti all'ormai antica campana, oggi esposta in un umile museo di provincia. Del relitto che conteneva il tesoro è rimasta solo un'ombra in fondo alle acque. Ma Mancini conserva un ricordo sempre vivo dell'Egitto. Trasportava, racconta, 7 tonnellate d'oro e 45 tonnellate d'argento. Cousteau domanda quale parte del bottino abbiano ricevuto i palombari. Soltanto una moneta d'oro e una medaglia, fusa nell'argento recuperato, risponde Mancini. Quelle ha été la part dei plongeurs? Vi dico la verità, solo che una stellina per te ricordo. Mi ha regalato una medaglia in argento che l'hanno coneata con l'argento recuperato dall'Egitto. Che è questa? Però ça c'était fait avec l'argent de l'Egitto. L'argento dell'Egitto. For meritorious services, presented by Lloyds. Oui. C'est pas très généreux, hein? Non, généreux. Non, non ci sono scusi. La compagnia assicuratrice da parte sua è soddisfatta. Ma oggi i soccorritori tengono maggiormente alla salvaguardia di un bene più prezioso dell'oro, la vita. Ogni giorno si rinnovano gli oltraggi all'ambiente marino. Un nuovo riversamento in mare di rifiuti industriali o un'altra tragica marea nera. Oppure la collisione tra 2 navi a sud-est della penisola italiana che manda sul fondale un carico mortale di piombo tetraetile. Ovviamente le dichiarazioni ufficiali tentano di minimizzare la minaccia rappresentata dall'agente inquinante, semplice composto antidetonante aggiunto alla benzina. Ma uno specialista di biologia marina della California ne descrive il livello di tossicità. Result in death or abnormal development in a third of the organisms. As you can see from the microscope, tetraethyl lead is an extremely toxic. In una soluzione al milionesimo, una cellula di riccio di mare si disintegra. Un esperto in materia di salvataggio valuta l'incidente. Gli uomini mettono a punto, ma troppo lentamente, i mezzi per proteggersi contro i carichi velenosi che arrugginiscono in fondo al mare. Coloro che si dibattono nelle tenebre sono a volte tentati di ignorare il pericolo. In agguato nelle tenebre degli abissi, la minaccia è comunque presente.
Nel piccolo porto di Otranto, il mare e i suoi capricci sono familiari. Come un'anziana coppia, hanno vissuto la stessa vita per almeno 2000 anni. Hanno subito insieme gli attacchi della bora, il vento che scatena la tempesta sull'Adriatico. Ma Otranto ha conosciuto ben altre burrasche. Sono sbarcati una dozzina di conquistatori, bizantini, arabi e normanni, spagnoli, turchi e francesi. Durante l'assedio del 1480, 12.000 bambini vi persero la vita. Qui si sa per esperienza che di fronte al pericolo alcuni cedono al panico ed altri scoprono di possedere un coraggio ad essi stessi sconosciuto. Quando infuria la tempesta, ciascuno lotta con tutte le proprie forze, aspettando un giorno migliore. L'esperienza ha insegnato che le collere divine non durano mai a lungo. In seguito, come dopo un breve intermezzo, Otranto riprende la sua vita di ogni giorno. Le donne ritornano in chiesa, le strade vengono ripulite, gli anziani escono per sgranchirsi le gambe. Nessuno si stupisce più di intravedere una figura familiare. Cousteau è già stato qui. Eccomi nuovamente a Otranto. Davanti alla cattedrale passeggio con Don Quintino, rievocando un'altra minaccia, invisibile e muta, che si è allontanata qualche mese fa. Il caso Sabzab ci ha consentito, proprio a noi qui di Otranto... Secondo lui, il naufragio del Captà ci ricorda che la nostra missione più importante è quella di proteggere le meraviglie del creato. Ecco, tutte le cose lodano il Signore, ma le cose belle... Credenti o infedeli, come non essere d'accordo? Intorno a me, le scene di vita quotidiana sembra abbiano attraversato il tempo praticamente immutate. Come le mura di pietra del porto, come gli ulivi sulla collina, i volti tormentati rappresentano una testimonianza vivente del passato. Nel porto, i pescatori prendevano già il largo molto prima che Pietro li convertisse al cristianesimo. Penso all'improvviso all'ossario nel quale riposano i resti degli 800 martiri che preferirono morire piuttosto che rinnegare la propria fede. Rivedo anche il grande albero della vita raffigurato sui mosaici della cattedrale. Le radici sono qui profonde quanto quelle degli olivi. Sulla piazzetta prendo un caffè con il comandante dei vigili. A Otranto, le forze dell'ordine hanno il tempo di bere il caffè. Le minacce vengono generalmente dall'esterno. Intorno a noi, i bambini corrono qua e là, inseguendo lo scopo più importante che vi sia al mondo, diventare grandi. Li interrogo sul caftan. Alcuni hanno dimenticato, ma la maggior parte ricorda la nave affondata con i bidoni.
Per loro rappresenta già una pagina di storia. Il presente è molto più appassionante. Più tardi ritrovo uno degli eroi di questa battaglia, il giudice Alberto Maritati. Senza di lui nulla sarebbe stato portato a termine. È grande, sì. E l'ancora del Caftà non sarebbe esposta nel porto come monito di ciò che sarebbe potuto accadere. Gli offro come ricordo una copia dell'articolo che ho scritto 2 anni or sono per attirare l'attenzione del pubblico sul Caftà. Più lontano, al largo del porto, il mare non è cambiato. Il canale d'Otranto rimane uno dei paraggi più trafficati del mondo. Un'interminabile processione di navi vanno e vengono dalle città dell'Adriatico alle centinaia di porti del Mediterraneo. Faccio un rapido passo indietro, in quel giorno di luglio del 1974, in cui ad appena 3 miglia al largo di Otranto, con tempo sereno, una nave italiana battente bandiera panamense speronò il cargo jugoslavo Caftà, facendolo colare a 90 metri di profondità con il suo carico funesto. Il giudice ordina un'inchiesta di routine. Viene informato che il carico del Caftà potrebbe rappresentare una minaccia mortale. 300 tonnellate di piombo tetraetile e tetrametile che verranno riversate nel mare quando la corrosione avrà avuto la meglio sulla tenuta stagna dei bidoni. Preoccupati dal risultato di laboratorio del veleno, il giudice Maritati invia un telegramma alla Marina Mercantile e ad altri ministeri, chiedendo quali misure siano state predisposte. Nessuna risposta. Invia allora dei messaggi pressanti alla sanità, al Ministero degli Interni e persino al Senato. Questa volta le risposte arrivano, ma evasive, oppure non arrivano proprio. Stagem è attrezzata con natanti. Maritati racconta a Cousteau che dopo innumerevoli tentativi decide di agire. Per la prima volta nella storia del diritto mette sotto sequestro un relitto che riposa in fondo al mare. Infine, nel gennaio del 1977, intima alla Saipem di cominciare i lavori di recupero. Viene alla fine stanziato un fondo di 12 miliardi di lire. Nel giro di un mese, in uno straordinario spiegamento di forze, tutto è pronto al di sopra del relitto e le operazioni cominciano. L'appello lanciato da Cousteau ha messo in allarme il pubblico, ma questo cantiere galleggiante è entrato in azione solo grazie alla volontà e al coraggio di un uomo, un semplice magistrato di provincia. Cousteau arriva sul posto con la Calypso per seguire lo svolgimento delle operazioni. Gomena viene fissata saldamente al Castoro, l'enorme pontone della Saipem. Più tardi, Cousteau e gli ingegneri della società accolgono a bordo il giudice Maritati. Siamo in un momento favorevole. Durante un pranzo sulla Calypso, il giudice Maritati insiste sul ruolo essenziale dell'opinione pubblica in questa impresa. Cioè, allora,
nobilitando l'opinione pubblica si costringe... Non avrebbe potuto intraprendere nulla senza il sostegno pubblico provocato dal grido d'allarme di Cousteau, seguito dal boicottaggio della regione da parte delle organizzazioni turistiche. Primo magistrato ad aver sequestrato un relitto in fondo al mare, Maritati si accinge a fare della nuova giurisprudenza. Nel battiscafo della Calypso sarà il primo giudice a stilare un verbale di constatazione a 90 metri di profondità. Cousteau rimane in contatto telefonico con Falcou, il pilota del battiscafo. Avvicinandosi al relitto del Captain dalla parte posteriore, il giudice può infine vedere con i propri occhi l'oggetto di 3 anni di scontri, di interventi e di decisioni giudiziarie. I fari del battiscafo consentono di scorgere nelle tenebre uno spettro inquietante. Gli alberi di carico del cargo, scossi dall'impatto e che pendono pericolosamente sopra la stiva anteriore. Sul ponte e nelle stive del Captain, la morte è in agguato in file serrate. 900 bidoni di piombo tetraetile e tetrametile. Ricorda a Falcou le precauzioni imposte dalla pericolosa corrente che raggiunge a volte i 5 nodi intorno al relitto. Sebbene la nave sia rimasta dritta, come se navigasse ancora in superficie, alcuni bidoni sono stati dispersi sul fondale marino dalla violenza dell'urto. Quando il battiscafo ritorna in superficie, un palombaro viene a dormeggiarla alla gru. Il giudice Maritati emerge dal portello del battiscafo dopo aver compiuto un'originale missione giudiziaria. Felicitazioni. Le corrente è troppo... Magnifico, tutto bene. Tutto bene? Se ha vinto la prima partita e trionfato sull'indifferenza amministrativa, il peggio deve ancora arrivare. A riportare in superficie i sinistri bidoni. Anche grosso, qualcuno anche grosso. Mostella? Mostella. Un'operazione preliminare essenziale consiste nell'eliminare l'albero di carico danneggiato che, come una sentinella ubriaca, veglia sull'ingresso della stiva del Captain. La sua presenza rappresenta una minaccia per i palombari e può ostacolare il recupero dei bidoni. Dopo molte settimane trascorse a tagliare un ammasso di sarti e di cavi, l'albero viene letteralmente sradicato dalla gru gigante del castoro.
Diversi grandi oggetti tolti dal carico del Kaftar sono stati intenzionalmente disposti intorno al relitto per dissuadere i pescatori, con la sciabica, ad avvicinarsi troppo alla zona proibita. Sul ponte del Castoro, l'albero esaminato da Albert Falcou e Raymond Cole è incrostato di conchiglie d'ostrica. Così molluschi, alghe o crostacei fanno di qualsiasi resto, persino contaminato, il loro domicilio e concentrano i prodotti tossici nei propri tessuti. Dopo aver raggiunto il Castoro in elicottero, Cousteau è colpito dalla portata delle operazioni. Lui e Falcou hanno l'impressione di trovarsi in mezzo ad un enorme cantiere edile. Il Castoro, con i suoi 150 metri di lunghezza e 30 di larghezza, è vasto quanto un campo sportivo. Con la sua gru gigante, in grado di sollevare un carico di 800 tonnellate, e le piccole gru mobili che brulicano sul ponte come strani insetti, è una delle piattaforme per lavori sottomarini più efficienti al mondo. Ma non è super equipaggiato, è semplicemente adattato alle implacabili esigenze del lavoro nelle profondità. Accanto a lui, la Calypso sembra davvero esile. Persino in scala sul plastico di cui si serve Francesco Lo Savio per indicare le posizioni relative della piattaforma di salvataggio e del relitto. Ingegnere e sommozzatore, Lo Savio è il responsabile della parte sottomarina delle operazioni. La flotta al gran completo comprende l'enorme Castoro, il Ragno, l'Orsa e la Calypso. A 92 metri di profondità riposa il Kaftar, con il fianco destro aperto dalla collisione. Trasportava un carico di 3.000 tonnellate, di cui 300 di piombo tetraetile e tetrametile, contenuti in 900 bidoni caricati sul ponte nelle due stive della nave. L'ingegnere Eugenio Silvestri descrive con Lo Savio le attività di superficie. Grazie ai sistemi di comunicazione che equipaggiano il posto centrale, i sommozzatori beneficiano di una sorveglianza quasi continua. Sono necessarie non meno di 150 persone, dai medici ai gruisti, per permettere ad un solo sommozzatore di lavorare sul fondale. Sul punto di entrare nel cassone pressurizzato, nel quale passerà 3 settimane di vita monacale, una nuova squadra di sub scambia con Falcou qualche battuta. Domani si vede. Ci vediamo sul fondo. Ciao. Lasci le ciabatte, per favore. Ciao. Sia che le tempeste si scatenino o si placchino in superficie, in basso regna sempre la calma. Osservato da Bernard Delemotte, la squadra si installa in un primo cassone pressurizzato, elemento di un sistema completamente isolato che permette l'immersione in saturazione. I sommozzatori sono mantenuti in permanenza alla pressione che regna nelle profondità alle quali lavoreranno, qui a 10 atmosfere. La campana pressurizzata che li cala ogni giorno viene rigorosamente pulita. La sua contaminazione, anche da parte di un solo microgrammo di piombo, la renderebbe inutilizzabile. Nella vita tranquilla dei sub a riposo, fatta di lettura, di musica, di partite a scacchi, l'arrivo di uno spuntino rappresenta un avvenimento. Il dottor Mario Milanesi sorveglia sul loro benessere con una sollecitudine paterna. Ogni giorno i sommozzatori e il cassone vengono ispezionati sistematicamente. Noi pratichiamo tutti i giorni un'analisi
di un checklist per... Due volte alla settimana il sangue e le urine dei sommozzatori vengono analizzati dagli specialisti della Octel, fabbricante del tetraetile, per rilevare la minima traccia di piombo. Dell'eventuale intossicazione da piombo. L'atmosfera respiratoria del... La miscela di elio e ossigeno che respirano viene anch'essa controllata e a volte sono state trovate tracce di vapori di piombo. Infine, come ulteriore precauzione, la miscela respiratoria non viene riciclata, ai sommozzatori vengono sempre erogati elio ed ossigeno freschi. Grazie a tutte queste misure, fino ad ora è stato possibile evitare incidenti. Però i dati non sono mai stati allarmanti. A questo fine però abbiamo provveduto con procedure tutte particolari in questo tipo di lavoro. Indossare la tenuta di lavoro non è impresa da poco. L'acqua è fredda a 90 metri e i sommozzatori che respirano una miscela di elio ed ossigeno si raffreddano attraverso i polmoni. Per questo motivo le mute sono dotate di una circolazione di acqua calda. Quando la campana è accostata al cassone, le pressioni delle due camere si equilibrano. Un argano cala una zavorra di 4 tonnellate verso il portello della stiva anteriore del captain. Malgrado le correnti, la campana salirà e scenderà come un ascensore tra il castoro e il relitto, scorrendo sui cavi tesi dalla zavorra. Sempre nel cassone pressurizzato, i sub curano meticolosamente il proprio equipaggiamento. Essi hanno bisogno di due paia di guanti per proteggersi da qualsiasi contatto diretto con i bidoni velenosi. Infine, vengono trasferiti nella campana, minuscolo rifugio che li condurrà sul fondo. In seguito, la campana si separa dal cassone e il doppio portello di sicurezza viene chiuso. Sul fondo, soltanto uno dei due palombari uscirà per lavorare. L'altro sorveglierà nella campana, pronto a comunicare con la superficie al minimo allarme. Al posto centrale, Cousteau si ricorda degli esperimenti che hanno aperto la strada all'immersione in saturazione. Rivedo delle vecchie immagini surrealiste, delle figure strane come sottoposte a tortura. Infatti, non si tratta che di semplici test per controllare le reazioni dei sommozzatori che effettueranno delle immersioni prolungate. Dopo aver trascorso una settimana a 10 metri di profondità ed aver lavorato molte ore al giorno a 25 metri, Albert Falco e Claude Wesley compongono un puzzle sottomarino con la stessa lucidità che in superficie. Nel 1962, con l'esperimento Précontinent 1, venne aperta la strada all'immersione detta in saturazione. Dopo meno di un anno, nel giugno e luglio 1963, è la volta del nostro villaggio sottomarino, installato lungo la scogliera di Shab Rumi, nel Mar Rosso, a nord di Porto Sudan. Falco e io riportiamo il battiscafo nel nostro garage sottomarino. Poi raggiungiamo a nuoto la Stella Marina, soprannome dell'abitazione principale della colonia che abbiamo immerso su una terrazza della scogliera. C'è
5 acquanauti vivevano a 10 metri di profondità da un mese e lavorano ogni giorno 15 metri più in basso. Poiché la quantità di gas disciolti nel corpo umano è limitata, i nostri sommozzatori, una volta saturati, possono lavorare sul fondale per tempi considerevoli e subiranno così un solo periodo di decompressione. Il pappagallo è allo stesso tempo un amico e un testimone sensibile che darebbe l'allarme in caso di deterioramento della miscela respiratoria. Ma, come i sommozzatori, l'uccello si adatta subito e non sembra sorpreso di ritrovarsi tra i pesci. Per una settimana questi ultimi avranno dei vicini, i due acquanauti della stazione profonda, immersi a 25 metri dalla superficie, che ogni giorno scenderanno per lavorare fino a 100 metri di profondità. Per l'esperimento Précontinent 3, nel luglio 1965, un'enorme sfera di acciaio viene immersa a Cap Ferrat, a 100 metri di profondità. Sei acquanauti ci vivono per 27 giorni, ingerendo dei cibi che l'elio ha privato di sapore. Ogni giorno i sommozzatori lavorano su un finto pozzo di petrolio, a meno 120 metri. Restano collegati alla loro base tramite i tubi respiratori, veri e propri fili di arianna che consentono di ritrovare la loro casa nelle tenebre circostanti. Essi hanno provato che l'uomo è in grado di lavorare nelle profondità e a lungo, senza soffrire e senza perdita di efficienza. Mi rammento di quei cordoni ombelicali, simbolo di vita. Per merito loro, i palombari del Castoro possono oggi condurre a buon fine il loro compito. A bordo del Castoro, Silvestri descrive il sistema vitale che lega la superficie, la campana e i palombari. Al posto centrale, il direttore di immersione segue su uno schermo televisivo la squadra che nella campana procede alle ultime verifiche. Tutta la sequenza dei lavori, me la ripeti un po'? Il cordone ombelicale che fornisce la miscela respiratoria, l'elettricità, l'acqua calda, il telefono, si svolge lentamente e contemporaneamente scende la campana. Ok, va bene, d'accordo. Il cavo Mennella te l'ha detto dove l'ha lasciato, no? Nell'oscurità, nel freddo e nella solitudine, verso i 90 metri di profondità, la campana si ferma a livello della zavorra. Un sub ne emerge. La sua tuta bianca, visibile da lontano, lo proteggerà dalla contaminazione. Nella campana, il suo compagno controlla la sicurezza. Sotto l'occhio di una telecamera, il sub esplora la stiva anteriore. È disseminata di frammenti che sarà necessario sgombrare.
I bidoni dovranno poi essere estratti e sistemati lateralmente con l'aiuto di un sistema di carrucole per portarli sulla perpendicolare dei cavi di sollevamento. Una richiesta del sub arriva al posto centrale in superficie. Per correggere l'angolo del cavo, il castoro dovrà spostarsi di qualche metro verso est. Tre o quattro metri con la poppa. Docile, il gigante di 18.000 tonnellate ubbidisce. Il sommozzatore si intrufola prudentemente tra i bidoni. Alcuni sono ammaccati, forse anche fessurati. Oltre la ruggine esterna, la corrosione interna minaccia di provocare la fuoriuscita del contenuto in mare. Il sub pulisce con la mano la ruggine che ricopre un'etichetta che raffigura un teschio. Ma non si tratta di ruggine. Il bidone perde. Temendo di essere stato contaminato, il palombaro raggiunge la zavorra della campana. Seguendo una precisa procedura, toglie la tuta di plastica che protegge in un certo modo la muta da palombaro e l'appende alla zavorra prima di entrare nella campana. Più tardi, a cura della Octel, la tuta bianca, come tutto ciò che è venuto a contatto con la sostanza, viene bruciata. Sebbene parzialmente protette, le tenute da palombaro e le maschere vengono scrupolosamente insaponate e sciacquate e la campana viene decontaminata con cura. In effetti il sub è stato leggermente intossicato. Esaminandolo per televisione, interrogandolo per telefono, facendone analizzare il sangue, il dottor Milanesi ha potuto stabilire la diagnosi e ordinargli di restare a letto. Erano il Bactrim, se esatto, vero, tu mi fai il cenno affermativo. Pensavo anch'io di dare a Magrin quel prodotto, però proprio per alleviargli l'esterno, diciamo, il Canadev che avevo proposto è un misto fra un antibiotico di... Gli prescrive dei farmaci e gli raccomanda di seguire scrupolosamente le sue istruzioni. Via il prurito. Questo era il mio problema, però io gli rifilerei senz'altro anch'io il Bactrim. Bene, dottore, d'accordo. Non vi saranno conseguenze, ma senza tutte le precauzioni prese, le conseguenze avrebbero potuto essere gravi. Thank you.
cesto pieno di bidoni arriva a bordo dell'Ursa, la nave ausiliaria appositamente trasformata per il trasporto del pericoloso carico. I buchi di scarico dell'acqua nel fianco del cesto sono stati fatti abbastanza in alto affinché le perdite di piombo tetraetile si depositino sul fondo. Ma un bidone la cui perdita non è stata individuata in tempo instilla il suo veleno in mare come un invito ad affrettarsi. Altri bidoni corrosi sono forse sul punto di rovesciare il proprio contenuto in balia delle correnti. Sul ponte dell'Orsa, pieno di temibili prove del reato, il giudice Maritati, durante una conferenza stampa, dice ai giornalisti che la tappa successiva consisterà nel definire le responsabilità e nel determinare quale dei due comandanti sia reso colpevole di negligenza. Comandante Nix Alucic, che comandava la Tartat, e Carmine Laudato, che comandava la nave panamense Lady Rita. Le imputazioni da te già fa. Le accuse accolte. Distruzione di una nave e distruzione dell'equilibrio biologico marino. Si tratta di battere la corrosione sul tempo, eppure bisogna accettare le pause dettate dal cattivo tempo. L'equipaggio della Calypso aiuta a fissare dei fari per il lavoro sul fondale. Avendo compiuto la parte essenziale della propria missione, il recupero dell'albero e di gran parte del carico, l'imponente Castoro è partito. Il ragno, meno ingombrante, lo sostituisce. A bordo del ragno, la zavorra e la campana vengono calate direttamente attraverso un pozzo nel bel mezzo dello scafo. Questa volta scendono tre uomini. Uno lavorerà, l'altro resterà allerta nella campana e il terzo filmerà i progressi compiuti. Mentre la campana comincia la discesa nel pozzo dello scafo, l'equipaggio svolge attentamente il cordone ombelicale come per far entrare un filo nella cruna di un ago gigantesco. La campana sprofonda lentamente nella notte che sembra accoglierla. Sopra ad essa, come attraverso la vetrata di una cattedrale, il chiarore opalescente del giorno filtra attraverso l'apertura nello scafo del ragno. Poi la campana attraversa rapidamente la zona crepuscolare prima di penetrare nelle tenebre. Lavorando da solo, come al solito, per periodi che vanno dalle 4 alle 6 ore, il sub si infila nella stiva anteriore. In mezzo ai frammenti, che non sono ancora stati sgombrati, imbraca i bidoni uno ad uno. Poi, dando delle istruzioni alla superficie, riesce a posizionarli in uno dei cesti allineati sul fianco del Kavta.
la fase successiva del recupero comincia. Una volta pieno, ciascun cesto viene riportato a circa 20 metri dalla superficie. In quel punto, un sommozzatore viene a fissare un secondo cavo di sollevamento che permetterà di issarlo non sul ragno, ma sull'orsa. L'orsa, la cui funzione è del tutto distinta da quella delle navi da immersione, arriva sul posto solo per fare il pieno di cesti. Dotati di maschera e di un arsenale di strumenti di decontaminazione, i tecnici della Octel, a bordo dell'orsa, si preparano ad accogliere i bidoni raccolti. Ed il maneggio continua, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, a volte ritardato dalle intemperie o dalle correnti troppo impetuose. Sul ponte dell'Orsa, l'ammasso di bidoni cresce fino a quando il capo stivatore ordina una tregua. Mentre è completamente riempita, la nave si dirige verso il porto, specialisti dotati di maschere pompano il tetraetile e il tetrametile da ciascun bidone e lo travasano in serbatoi di grande capacità che appartengono al fabbricante. Ciascun bidone, una volta svuotato, viene chiuso con cura prima di ingrossare le fila di quelli che l'hanno preceduto. Thank you.
I bidoni vuoti vengono caricati in grandi contenitori per poi essere consegnati dai camion al centro di incenerimento della Octel, dove verranno finalmente bruciati. Nel 1977, infine, l'ultimo cesto di bidoni viene issato in superficie. L'equipaggio al gran completo celebra una vittoria conquistata a caro prezzo. Più del 97% del veleno è stato recuperato. In 15 mesi di duro lavoro, 270 immersioni, 1200 ore trascorse sul fondale e una spesa enorme, $14,000 a bidone. Ma dove sono gli altri palombari? Chiede Cousteau in un momento di distrazione. I veri eroi del giorno non sono solo in ritardo per la festa, ma non vi parteciperanno affatto, e ha ragione. Essi devono ancora subire 5 giorni di decompressione prima di poter ritornare al mondo dei terrestri. Stasera, infine, Otranto non ha più paura. Il giudice Maritati ha creato un precedente legale. Egli ha inoltre provato la forza dei cittadini motivati, che esigono che le autorità e la tecnologia restino al servizio dei bisogni essenziali degli uomini. Perché, come ad Otranto, le anziane donne possano parlare con Dio al chiarore dei ceri, affinché gli uomini e le donne possano lavorare ed amarsi, perché i bambini possano addormentarsi, convinti che domani il sole sorgerà e che la terra sarà sempre verde.